Ciao ragazzi, oggi da Capo Nord trovate altri video in merito alla mia permanenza qui a Capo Nord. Oggi però vi voglio fare un video che altri mi hanno richiesto, ovvero come sono organizzato io con il campeggio con la mia Tesla Model 3, la famosa Black Moon. Allora, intanto vi faccio vedere, faccio una panoramica di questa splendida giornata. Sono arrivato ieri sera, era un disastro. Vento forte, 8 gradi, pioggia, freddo. E oggi è tutta un'altra cosa. E stasera mi fermo qua, dovrebbe essere sereno tutto il giorno, tutta la notte, quindi sole di mezzanotte, tramonto a go-go. Ok, andiamo al sodo. Allora, intanto mi sto facendo la pasta. Bomboletta, fornelletto, paravento, acqua in pentola. Questo è un telo ignifugo che trovate tranquillamente su Amazon, anzi tutti questi accessori li ho presi su Amazon e trovate la mia lista in descrizione. Mocca già pronta per sfucciare con la pasta che è pronta. Allora, trucchetto per non consumare tanto gas, quando bolle buttare il sale, poi appena prende il bollo buttare la pasta, attendere, mescolare un paio di volte che riprenda il bollo, quando ha ripreso il bollo spostarla e lasciarla ferma in modo che la pasta si cucini da sola. Nel frattempo mettere sul caffè, così, tempo di fare il caffè, 12-15 minuti la pasta è pronta, scolata e mangiata. Ok, bon, poi qua io ho un po' di cose sotto, sapete che la Tesla Model 3 ha un altro vano, adesso non riesco a mostrarvelo, però se andate a vedere il primo video che ho fatto alla partenza, giorno 1, avete un'idea di quello che io ho di sotto. Praticamente ho da questa parte qui una tanica da 10 litri di acqua potabile in caso di emergenza, un po' di bombolette di riserva di gas e poi da questa parte di qua ho una bacinella che mi può servire anche per fare del bucato o altro. All'interno di questa ho un po' di condimenti, un po' di sughi, un po' di pesto, cose per la pasta, anche qualche verdura sott'olio, cose così. Sopra un'altra scatola di cartone con scatolame, cose varie da mangiare, così, tonno, simmentale, carne lessata, funghi, fagioli, un po' di tutto. Questo qui è molto utile, questo divisorio in cartone, cartone, plastica, cartone spesso, ma penso plastica, rivestito con la moschetta, è fatto molto bene, si mette su in un attimo perché è giusto qui strappo, qua che viene col vetro, ed è ottimo perché qua riesco a infilarci veramente, ma veramente tantissime cose, un po' di un po' di rifiuti, dai, diciamo. È buono. Qui ho il primo soccorso, praticamente un mini pappagallo, per noi uomini va benissimo. Proprio nel caso delle emergenze c'è il mini pappagallo che può servire magari appunto durante la notte, soprattutto quando piove, che non si può uscire, o magari quando fa troppo freddo, o quando anche in corsa magari ci si ferma e scappa l'urgenza, e qua c'è il mini pappagallo. Qui non riuscite a vedere, ma praticamente c'è un quarto del materasso, perché è un materasso pieghevole in quattro parti, un quarto del materasso che io la sera, quando tolgo via tutta questa cosa qui, abbasso e praticamente finisco il letto, perché il letto è già pronto. Allora adesso vi mostro com'è dentro. Vedete? Il letto, qui il materasso, è già pronto. Quindi una volta che io abbasso la parte dietro, sono a posto. Qui tengo una valigia con qua tutto
il necessario per la cucina, così ho tutto a portata di mano. C'è un po' di tutto qui, caffè, zuccheri, zucchero, sale, pepe, olio, origano, un po' di tutto. Più vestiti e cose che mi servono magari durante la notte, in modo che ho facile accesso. Poi tutta questa roba qui, che è un altro zainetto, va a finire qua sopra, insieme a giubbotti, quindi qua mi resta libera questa parte qui. Andiamo di là. Ecco, di qua si vede meglio il materasso. Zainetto, anche questo zainetto finisce davanti sul sedile anteriore sopra il frigorifero congelatore. Qui borsa che ormai è quasi vuota, avevo un po' di tutto qua dentro, cose da mangiare. Qui abbiamo resto di scatolame che poi ho fatto anche spesa qua perché ho comprato sgombro veramente in offerta a 6,50 euro, veramente un buon prezzo. Tutto scatolame, qui una scatola dove avevo tutta la pasta, adesso anche qui è quasi finita, il piumino e niente, la sera tutta questa cosa qui va via, mi rimane il piumino, qui spazio e la valigia. Io dormo disteso qui, ma ho tutto lo spazio anche di là, quindi veramente comodo. In più qua dietro il pianale mi resta praticamente tutto libero e la sera posso appoggiare su di tutto, veramente comodissimo. Poi qui, come avevo spiegato in uno dei miei due video che ho mostrato il montaggio di questo materasso, anche questo lo trovate in descrizione, alcuni l'hanno anche già acquistato e sono, da quel che ho sentito, sono rimasti anche contenti. Dicevo che in questi video poi si spiego come entro in auto, praticamente io entro così, mi siedo, poi infilo i piedi dentro e nel momento in cui che infilo i piedi dentro prendo con una mano la maniglia e mi chiudo dentro. Vetri scuri, anche questi li ho spiegati nel video, vi consiglio di guardare, sono due video, il prima e il dopo la notte. Io ho messo le pellicole sul tetto, non su questa parte qui ma sul tetto, quindi qui mi rimane tutto scuro come vedete, là chiaro, però io qua dopo tiro un telo nero la sera e quindi qua dentro io sono praticamente invisibile. Poi sotto qui, vabbè, qua sotto c'è un po' di tutto, zaini, zainetti, altre borse. Vediamo se riesco a farvi vedere come ho messo qui. Praticamente lì sotto, eccolo lì, lì c'è l'inverter che ci sta proprio giusto giusto nella moquette, tra la moquette di base e il tappetino, ed è anche raggiungibile perfettamente perché lì c'è l'interruttore, quindi accendo lì e mi porta la corrente lì dell'accendisigari che posso attaccare quando, dopo vi spiego come faccio. Qui ho fatto un video di come ho costruito un convogliatore in modo da far uscire l'aria e non sbattere qui, esce qua e praticamente così sfrutto tutta l'aria calda nella parte posteriore. Provato proprio ieri sera che serviva, perché veramente ieri avevamo 7 gradi, veramente era freschetto ma molto umido, e quindi avevo bisogno di scaldare bene ieri stanotte. Poi di qua invece abbiamo il congelatore che si apre però dall'altra parte, lato guida ovviamente, utilissimo perché poi quando piove uno non è che può uscire. Qui ho messo a riparo un asciugamano, sotto l'asciugamano c'è un piccolo cuscino che serve per livellare un po' la parte anatomica del sedile in modo da avere un ripiano abbastanza piatto. Frigorifero che più che altro deve cercare di stare in orizzontale, sono progettati per le barche, quindi
per periodi possono anche stare inclinati, ma comunque insomma più orizzontale sta meglio è. Qua mi ci sta benissimo l'ombrello, qui sotto io riempio sempre di acqua, una cassa di birra che mi porto via, analcolica. Scola pasta che qua io di solito metto le cose a scongelare, perché questo è un freezer, quindi metto lì la sera o la mattina, così piano piano mi si scongela. Poi andiamo di là, controlliamo un attimo l'acqua, che non vorrei che fosse già pronta qui. No, manca poco. Questa parte di qua, qui lato guida non è che ci sia tantissimo. Tazza del caffè fantastica. Poi qui in questo momento io ho collegato questo sdoppiatore praticamente a tre vie, collego qui e ho tre accendisigari più 4 USB. USB non è che lo uso tantissimo, però gli altri due accendisigari, uno è per avere sempre questo qui a portata di mano, quindi basta che io tiro fuori l'altro capo, che è questo, lo infilo sotto la tazza, scaldo e poi lo tolgo, e così questo qua evito di tirare ogni volta dentro e fuori, e l'altro invece è collegato il congelatore. In più c'è ancora un terzo, che è questo qui, che è il caricabatterie, che mi va bene per tante cose, anche per la luce, il faro della macchina fotografica. E quando devo lavorare al computer utilizzo invece quello dietro, l'inverter dietro, perché va a 220 volt, cioè trasforma il 12 volt in 220 volt, e lì posso attaccare il trasformatore che mi ricarica il notebook. E nel frattempo però è collegato anche questo qui alla corrente, perché questo ha doppia alimentazione, sia 12 volt con l'accendisigari sia il 220 con la presa sciuco normale. Ho un portatile molto potente, per cui devo alternare un po' le due cose, quindi quando ricarico il portatile stacco momentaneamente, spengo dal bottone il congelatore, poi dopo un po' che carico il portatile switcho e attacco questo, in modo che non vada giù troppo di temperatura. Insomma, combino le due cose. Una volta fatto tutto, che non ho più bisogno del portatile, stacco l'inverter e rimetto questo qui, perché mi è più comodo. E altro qui non c'è. Qui in mezzo al frigo mi sta benissimo la borraccia e altre cose sotto. Andiamo a vedere invece davanti. Allora, davanti io ho qui il posto per la pentola. Qui io mi sono portato delle cipolle e aglio. Sono passati 76 giorni e sono ancora andato in fiore. Pazzesco, a casa mia in una settimana vanno in fiore, qua 76 giorni sono ancora, diciamo, tranquillamente utilizzabili. Cavo di ricarica, due sdraio, qui questa è una pala per l'inverno più che altro, per la neve o per altri utilizzi, altre emergenze. Poi c'è il kit Tesla, ho una tazza di riserva che non si sa mai se si guasta quell'altra, un cavalletto in più che mi sono portato. Poi sotto qui c'è quell'altro nero che vedete, questo è il tavolino. Qui c'è una padella, liquido lavavetri. Qui adesso le ho consumate, ma c'erano due bombolette. Qui c'è il resto del kit da cucina, pentolino e cose varie. Poi dentro in una borsa ho la griglia per grigliarmi salmone, hamburger o altre cose. Vediamo com'è l'acqua. Ok.
testa per bollire, non ho messo al massimo, per cui adesso ci mette un poco di più. Cos'altro volevo dirvi? Niente, poi per quanto riguarda la sera, adesso se non fa freddissimo, io scaldo un attimino prima la macchina, la parte posteriore, quarto d'ora, 20 minuti, dipende anche da quanto si è raffreddata durante il giorno, dall'umidità che c'è dentro. Poi una volta che, perché quando mi infilo dietro non è che vado subito a dormire, quando sento che sono abbastanza bene, sono a posto, spengo il riscaldamento dietro, lascio soltanto la ventola, il camper mode, perché purtroppo ho il frigo e quindi devo, per mantenere attiva, funzionante la presa accendisigari, ci sono due possibilità: o mettere la sentinella, ma a quel punto poi scatta l'antifurto perché sono dentro, oppure mettere in camp mode, in modo che tutti i servizi rimangano on, rimangano accesi, attivi. Quindi io imposto il camp mode, purtroppo mettendo il camp mode parte la ventola, non c'è modo, perché se io spengo la ventola si spegne tutto e il camp mode si disattiva, e quindi dopo un po' la macchina va in sleep e spegne tutte toglie l'alimentazione da tutte le prese. Quindi camp mode acceso, ventola 1 proprio il minimo, disattivata dietro così non mi arriva aria fredda, e davanti metto 18 gradi o anche al minimo metto 15 gradi, verso i piedi però, verso i piedi, non verso l'alto, perché altrimenti sbatte su e poi arriva l'aria fresca dalla parte del tetto. Queste sono, diciamo, alcune tip. Se avete bisogno di avere qualche altro suggerimento o domanda, scrivetelo ovviamente qua sotto, che poi vi rispondo. Se poi magari c'è da fare un video, faccio un video. Basta, dai, penso di avervi detto tutto. Adesso butto la pasta, mi tiro fuori uno sdraio, mi godo questo splendido panorama. Oggi veramente relax. A pranzo facciamo un po' di pasta col pesto, che poi io la faccio per tre volte, così dopo per tre giorni sono a posto. E stasera ho acquistato degli hamburger e mi faccio gli hamburger alla griglia. Niente salmone, perché avevo già tirato fuori, avevo comprato questi hamburger, non li ho messi a congelare, e quindi finiamo prima questi perché erano in offerta, e poi i prossimi giorni torniamo a grigliare il salmone, anche perché ormai adesso qua penso che in Norvegia ci starò forse una settimana circa, 10 giorni forse. Devo approfittare poi ai supermercati, fare un po' di scorta di salmone, perché qua si trova sui 10 euro al chilo salmone surgelato, naturale, buonissimo. Sgombro, come avete visto, già preso. Pane, il pane qui viene a costare poco più di un euro al chilo, quello base, quello integrale, che è strabuono, veramente fantastico. Quindi su queste cose di base, insomma, la Norvegia non è cara, per il resto meglio lasciar perdere. Ok ragazzi, da Capo Nord è tutto, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, un like e iscrivetevi al canale. Ciao ciao.